Salve, sono circa le ore 23 del 30 dicembre del 2014. Mi trovo a Foggia e precisamente nella zona ASI, nell'area industriale Incoronata, sulla strada statale 16. Come potete vedere dalle immagini, qui la strada è ghiacciata. Nelle ore precedenti a Foggia e in tutta la sua provincia ha nevicato. Molti centri, specie quelli oltre 400 metri, sono ricoperti dalla neve. Qui a Foggia, seppur la neve non è stata copiosa, ma in nottata si prevede un'abbondante nevicata, si sono avuti i soliti disagi di viabilità. Come detto, sono sulla strada statale 16 e la temperatura attuale è di meno 4 gradi centigradi, del resto siamo in aperta campagna. Sulle rampe per accedere agli stabilimenti dell'area industriale vi sono lastre di ghiaccio, manca il sale, la segnaletica è assente e il buio per mancanza di illuminazione rende la percorribilità pericolosa. In auto si procede al massimo a 20 km orari. Molte auto e camion sono bloccati in strada. Insomma, qui mancano i più elementari mezzi e strumenti per rendere più sicura e percorribile la strada. C'è solo un'auto della Protezione Civile con un solo operatore e si è appena intravista una pattuglia della Polizia Stradale. Tuttavia molti si pongono una domanda doverosa: ma l'ANAS esiste ancora? Vi lascio alle immagini con l'auspicio che qualcuno ne prenda atto e provveda, purtroppo in futuro, già che ora non è stato possibile, come al solito. Eppure le previsioni meteo prevedevano le nevicate. Ivo Baratta, Ad Maiora e buon anno a tutti.